Eccoci negli spogliatoi del CSO. Ciao! Sentiamo le prime gioire dopo la partita e vediamo chi riusciamo a trovare oggi. Ivan, Ubo, Capitan Sini, un saluto. Vediamo chi riusciamo. Eccoci con l'oriundo argentino Gaudino. Scusate, oggi partitaccia sotto l'acqua. Julio. Arrivato dall'Argentina nel mercato estivo. Julio Gaudino e oriundo. I nonni arrivano da Matera, ah, no? Quindi da Pizzo Calabro. Pizzo Calabro esattamente. E com'è la squadra, le sensazioni, la partita questa sera, partita maschia? Molto bello, ho visto giocare molto bene, no? Ho visto bella squadra, un gruppo molto compatto, no? Molto bello, molto contento di stare in questo equipo. No, perché quando il mio procuratore mi ha detto c'è possibilità di giocare in Cerimito, io ho detto che cazzo è Cerimito, no? Bene, vediamo che l'italiano dopo solo due mesi di permanenza ha padronanza con l'italiano. Lo sento perché che cazzo è lo mismo, no, in spagnolo? Esaumismo, certo, eufemismo. È eufemismo, claro. Perfetto. Allora io sono uno che è molto umile, che si è andato a fare per l'equipo, stava qui, stava lavorando, stava sistemando la presa, funzionava. Come termina la partita io mi metto subito a disposizione dell'equipo, no? Senta Julio, il campo questa sera condizioni proibitive, quasi al limite della giocabilità. Sì, però devo dire io sono abituato, no, perché è la Pampa. E la Pampa stava, no, una situazione, un clima, no, molto simile, sembra molto umida, e allora io sono molto abituato, tengo le scarpe adatte, capito. La zapatilla. E un giudizio sui compagni, la squadra come ha trovato? Squadra di giocatori molto forti, io penso che in Argentina sarebbe una squadra amata di tutti i fan, no, di supporter. Molto bene, quindi si trova bene? Sì, mi trovo molto bene, saluto mia moglie che è a casa in questo momento. Paola, te amo, con los niños, Niños. Avete già trovato appartamento? Sì, abbiamo buscato casa in Cinisello Bartamo, qui vicino. Ora tengo che fare 50 chilometri. Bene. Allora Julio, arrivederci alla prossima. Hasta luego, grazie. Ciao. Ciao.